Ciao ragazzi, ciao ragazze. Sono, ahimè, tempi difficili. Come ben sapete, l'umanità è stata colpita da un'epidemia molto pericolosa, una patologia ad alto livello di contagio che ancora non si sa bene come combattere. Sto parlando, ovviamente, dell'ignoranza. Sono simpatica. Iscriviti. Non fa ridere! Bentornati nel nostro video giornale settimanale. Oggi parliamo del coronavirus e nello specifico del modo subdolo in cui lo stanno brandendo i media, fondamentalmente per fare share. Il problema è il seguente: in Cina si è diffuso un virus molto contagioso che presenta gli stessi sintomi dell'influenza e causa anche problemi respiratori, causando morte nel 3% dei casi. Il 3% è il tasso stimato di mortalità per coronavirus nel momento in cui sto registrando questo video. A vedersela proprio nera, sono stati principalmente soggetti che avevano in comune un sistema immunitario già compromesso. Questo ovviamente non vuol dire che allora vabbè, tutto a posto, abbiamo tutto il diritto di andare benissimo dalla Cina con furore, perché tanto quelli con l'AIDS sono delle brutte persone e chi se ne frega se crepano. D'altra parte significa che il terrorismo psicologico cui ci stanno sottoponendo i media è per gran parte immotivato, e quando parlo di terrorismo psicologico mi riferisco a titoli subdoli come questo del Corriere, che riporta: primi due casi di coronavirus in Italia. Ora, la scelta dell'espressione primi due casi favorisce l'idea che ce ne saranno degli altri. Altri, no? Che ce ne sarà un terzo, che ce ne sarà un quarto e così via fino all'apocalisse, come se quindi il virus fosse ormai inesorabilmente arrivato anche qui in Italia, quando invece non è così. Cioè, la verità è che questi due pazienti infetti presenti in Italia hanno contratto l'infezione in Cina e tutti quelli che sono stati a contatto con loro due sono stati tempestivamente isolati, quindi il pericolo che l'infezione si diffonda è praticamente nullo, quantomeno che si diffonda a partire da loro. Addirittura sul sito Medical Facts, che è il blog del medico Roberto Burioni, un virologo, il professore scrive che in questo preciso momento è immensamente più facile in Italia morire per un terremoto o per un'alluvione che per il coronavirus. Anzi, diciamo che se un cittadino italiano volesse tentare di suicidarsi facendo di tutto per contrarre il coronavirus, certamente non ci riuscirebbe. Ma ovviamente ai giornali, ai telegiornali, alla radio, questa cosa di non creare panico e casino ogni santo anno per l'influenza di turno non diverte e non conviene, anzi ai media conviene molto di più terrorizzare lo spettatore così da tenere in ostaggio la sua attenzione per vari episodi nel caso dei telegiornali, per vari articoli nel caso della stampa. Infatti terrorizzare lo spettatore, ragazzi, significa solleticare il suo bias della negatività, che sarebbe la naturale attrazione di ognuno di noi per le brutte notizie. Cioè, il bias della negatività funziona così: tanto più una notizia è cattiva, tanto più attrarrà la nostra attenzione. Per carità, è una cosa che ci portiamo dietro da quando eravamo pelosi per essere sempre preparati al peggio, ed è una delle cose che ci ha permesso di sopravvivere e superare la selezione naturale nei secoli dei secoli. E lo stesso Burioni ci tiene a sottolineare che è molto meglio sovrastimare il pericolo che sottovalutarlo, cioè la prevenzione non è mai troppa, meglio prevenire che curare, eccetera eccetera. Tuttavia, può l'allarmismo suscitato dai media rappresentare una forma di prevenzione? No. Ci sono modi e modi per veicolare le informazioni sul coronavirus e per sensibilizzare alla prevenzione. Il blog di Burioni, tipo, lo fa nel modo giusto e credo sia l'unico sito italiano in cui ci si possa tenere aggiornati in modo decente sugli sviluppi di questa epidemia. Anzi, vi lascio pure il link nell'info box, perché non credo che ci siano altri modi per informarsi senza, non lo so, andare nel panico se si è ipocondriaci. Invece gli altri media optano per toni sensazionalistici che appunto seminano il panico. Tipo, vi faccio vedere un paio di titoli che mi hanno lasciato un attimino interdetta. Il Corriere della Sera scrive: coronavirus, non c'è vaccino né cura. Cioè, capito? Non c'è cura, se te la sei beccata, ciao, ci siamo visti. Il Tempo dice: solo ieri 42 morti, omettendo, non solo nel titolo ma in tutto l'articolo, omettendo completamente il fatto che fossero 42 morti, ok, ma su 2000 infetti in un giorno. Cioè, con tutto il rispetto per questi 42 poveri cristi, ma non si fa così. Cioè, 40 morti su 2000 casi significa che il tasso di mortalità è stato del 2%. Cioè, per dire, camminando per strada hai il 3,2% di probabilità di essere investito. Cioè, questa cosa significa che hai più probabilità di crepare andando in farmacia a comprare la mascherina che beccandoti il coronavirus.
Titoli come questi del Corriere, del Tempo, di Repubblica vengono impacchettati non tanto per l'utente che vuole saggiamente informarsi, ma per quegli utenti che di norma gli articoli manco li aprono, perché è così, cioè i titoli che creano più allarme sono pensati, indovina un po', per gli analfabeti funzionali, che già di per sé rappresentano un flagello dell'umanità, figuriamoci quanto disordine possono creare se viene innestata in loro la paura di una pericolosa pandemia che sta per sterminare l'umanità. Tutto è perduto, senza contare poi che il portatore di tale malattia è uno straniero. Perché la naturale conseguenza di questo terrorismo psicologico in un paese che idolatra un fascista, quale potrebbe mai essere? La paura dei cinesi, manco a dirlo. Infatti adesso abbiamo le baby gang che sputano alle coppiette cinesi, le mammine pancine che ghettizzano i bambini asiatici e generalizzazioni sulla dubbia alimentazione dei cinesi formulate da persone che hanno faticosamente studiato sui link di Facebook. Ottimo lavoro, giornalisti, mi rendo conto che vi siete asfaltati la strada per i prossimi mesi, quindi mi aspetto un anno pieno di cliccatissimi articoli di sensibilizzazione verso i poveri cinesi vittime di razzismo che voi avete fomentato. Un'altra rassicurazione per gli ipocondriaci, c'è un altro motivo per cui in Italia abbiamo meno ragione di temere un contagio, risiede nel fatto che il nostro paese abbia sospeso i collegamenti aerei con la Cina, decisione sulla quale si sta marciando tantissimo come se fosse l'ennesima mossa politica xenofoba di stampo leghista, ma che in realtà è stata una forma drastica di prevenzione approvata dai medici e che, se tutto va bene, è destinata a durare per poco tempo, quindi calma, sia chiaro, non l'ha deciso Matteo Salvini, benché il furbacchione stia cercando di approfittarne. Non è una questione di partito politico, non è un comportamento razzista, tantomeno, è probabilmente sì un eccesso di prudenza, ma purtroppo sappiamo ancora poco e niente su questo coronavirus e da persona ansiosa, ipocondriaca e soprattutto incompetente in materia di virologia, io mi fido dei medici e scelgo di conseguenza di condividere il parere del professore Burioni, che al di là di antipatie e simpatie ricordiamo essere un virologo molto preparato e attendibile. Dobbiamo sapere che questo virus si trasmette con facilità e che purtroppo questo virus può essere trasmesso anche da persone che sono al termine dell'incubazione. Quindi quello che noi dobbiamo fare è evitare che questo virus si diffonda. Bisogna chiaramente limitare l'arrivo di persone dalla Cina, sia da voli diretti ma anche da voli che passano per altre nazioni. E soprattutto bisogna ricordarsi che in questo momento l'unico modo efficace per evitare il contagio è l'isolamento delle persone che sono a rischio di avere contratto la malattia, come tutti quelli che vengono dalla Cina. Se io in questo momento avessi una responsabilità di governo, mi troverei a prendere delle decisioni che potrebbero essere sbagliate. Si potrebbe sbagliare per sottovalutazione o per sopravvalutazione del pericolo. Ebbene, io farei in modo di sbagliare solo per sopravvalutazione, perché sopravvalutare questo pericolo porta solo a qualche disagio e a un danno economico, sottovalutarlo invece può essere una tragedia. Mi raccomando, niente paura, niente panico, continuiamo la nostra vita normale. Un saluto particolare ai cinesi e agli italiani di origine cinese, ai quali va tutta la mia personale simpatia e solidarietà. Detto ciò, rinnovo il mio invito a seguire il suo sito Medical Facts per tenervi aggiornati sul coronavirus in maniera sana e responsabile. Vi invito a prendere con le pinze ciò che dicono tutti gli altri media, soprattutto se usano titoli che fanno un po' troppa paura. Vi invito soprattutto a fidarvi dei medici, veramente fidatevi delle persone che hanno studiato più di quelle che non hanno studiato. E infine, se per qualche perverso motivo proprio ci tenete a provare il brivido di vedere una fiction apocalittica su una pericolosa epidemia globale, allora invece di guardare Studio Aperto, vi invito a guardare una serie di TV Netflix che si chiama V-Wars, che brucia meno neuroni rispetto a Studio Aperto e insegna pure che mettersi nelle mani dei medici può essere una scelta estremamente saggia. Questo è quanto, ragazzi, noi ci vediamo prestissimo per parlare di questo libro qui. Iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, cliccate sulla campana per ricevere le notifiche dei prossimi video, seguitemi su IG per le comunicazioni di servizio e per oggi è tutto. A voi la linea.